Lo spinello è diventato un po' come era 50 anni fa, più l'uso della sigaretta, no? Un po' l'accesso a un mondo un po' proibito, un po' di associazione, un po' di emancipazione. Il problema che è sorto è che la cannabis negli anni è andata cambiando, la cannabis che si trova in circolazione, gli spinelli, in quanto la sostanza fondamentale, il tetraidrocannabiolo presente nelle coltivazioni attuali è incrementato di 10-15 volte. Quindi il fumare uno spinello oggi può corrispondere a 10 spinelli, 15 spinelli di molti anni fa. Oltretutto, nello spaccio viene aggiunto frequentemente anche altro tipo di sostanze, come appunto allucinogeni, LSD, tanto per citarne sempre alcuni più famosi, o anche cocaina. Alle analisi, alcune volte i ragazzi si meravigliano quando noi gli troviamo tracce di cocaina perché sono convinti di non averla assunta minimamente. La cannabis ha ormai negli studi recenti, per gli studi del 2009-2010, trovato una serie di accertamenti del danno neurologico che crea, cioè una distruzione vera e propria delle cellule nervose, di tutta la corteccia, in particolare del parietale, ma comunque tende a colpire un po' tutte le zone attraverso una diminuzione della diffusione ematica del sangue, quindi dell'irrorazione cerebrale. I danni sono sia sul livello della memoria, sia sull'ambito affettivo. Inoltre, agendo proprio sul DNA delle cellule, crea delle condizioni più favorevoli all'avvio di tumori. Anche l'aspirare lo spinello, quindi fumarlo come una sigaretta, poiché si aspira di più e poiché ha una concentrazione più alta di sostanze catramose, crea una condizione nell'uso continuo e prolungato, anche una condizione di facilitazione per i tumori polmonari. Per quanto riguarda i ragazzi, il problema è l'incidenza sulla memoria, il danno sulla memoria di fissazione. Fumare uno spinello, la durata nell'organismo, nel cervello, la presenza della sostanza, arriva a essere anche lunga una settimana. Per cui si ha una perdita della capacità di fissazione della memoria. Questo comporta, per esempio, a scuola il calo del rendimento, la difficoltà di concentrazione, che si ha anche in soggetti che fanno un uso minimale della sostanza.